Sabato 8 e 9 giugno si terranno le elezioni europee. Andremo a scegliere i prossimi membri dell'Europarlamento. In Italia si vota secondo 5 circoscrizioni che accorpano varie regioni ed eleggono un numero di eurodeputati proporzionale al numero di abitanti. Le circoscrizioni elettorali delle elezioni europee in Italia saranno quella nord-occidentale, che comprende Val d'Aosta, Liguria, Lombardia e Piemonte, e può eleggere fino a 20 eurodeputati. Quella nord-orientale comprende invece il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige e l'Emilia-Romagna e può eleggere fino a 15 eurodeputati. Poi c'è la circoscrizione del centro, che accorpa Lazio, Marche, Toscana e Umbria e può eleggere fino a 15 eurodeputati. La circoscrizione sud invece accorpa Campania, Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia e può eleggere fino a 18 eurodeputati. Poi c'è la circoscrizione Isole, che comprende Sicilia e Sardegna ed elegge 8 eurodeputati. E anche questo è un fatto.